Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omega che vi parla e ben ritrovati sul mio canale con questo nuovissimo episodio della vita reale da calciatore. Sì ragazzi, perché forse sta quasi per terminare questo periodo un po' di transizione dove ho dei problemi, quindi io sto cercando veramente di fare il possibile per cercare di portarvi un video non tutti i giorni perché mi è impossibile, però ragazzi forse tra un po' riuscirò a portarvi tutti i giorni anche dei video nuovi, dei format nuovi, quindi mi raccomando ragazzi guardateli perché sarà molto molto importante. Allora, nel video di oggi ragazzi il nostro Cristiano Ronaldo torna più carico che mai, attenzione, più carico che mai, perché abbiamo sentito che è arrivato un certo uomo d'affari allo Santos che vuole dichiarare, quindi vuole capire chi è il giocatore più forte di tutti quelli che attualmente ci sono allo Santos. Per cui ragazzi vi lascio immaginare la guerra che si scatenerà a un certo punto quando ci saranno Neymar, Messi, Dybala, Ronaldo, Ibrahimovic, Icardi, cioè succederà veramente il casino. E siccome noi ragazzi abbiamo già tutti i calciatori, ma ovviamente il protagonista indiscusso è il nostro CR7, quindi se non con lui con chi dobbiamo giocare? Per forza con lui. Quindi guardate il video fino alla fine per scoprire cosa succederà in questo video e quale sarà il calciatore più forte. Anche perché ricordo, a fine video saluto le ultime 5 notifiche di Instagram, quindi mi raccomando ragazzi cercatemi in Real Anthony, lo trovate qui in descrizione, in modo tale che posso salutarvi. Siccome so che ci tenete, io cerco di fare veramente il possibile, quindi mi raccomando ragazzi in descrizione. Il nostro inseparabile unico figlio Ronaldo Junior, che vi ricordo tra un po' sicuramente ne arriveranno altri di figli, lo so, ne sono sicuro. Va bene, allora, come vi ho già detto, abbiamo ricevuto questo invito qui da questo uomo d'affari che ha mandato dei messaggi ragazzi a tutti quanti dicendo praticamente di farsi trovare. Aspettate, il messaggio mi sa che l'ho perso, aspettate. Però sappiamo il punto, va bene. Volevamo farlo allo stadio, però ragazzi farlo allo stadio forse sarebbe stato un po' troppo incasinato e si sarebbe creato un po' troppa di enfasi. Quindi ragazzi ha fissato l'incontro al campetto che si trova qui. Questo uomo d'affari, dopo aver mandato ragazzi questa richiesta a tutti i calciatori, ovviamente chi è che non accetta di fare questo mega confronto con tutti quanti? Ronaldo non può che non accettare, che dobbiamo andarci. Che cosa ho detto? Non so, beh, comunque dobbiamo andarci assolutissimamente. Quindi siccome Ronaldo Junior mi ha praticamente seccato da stamattina dicendo papà voglio venire anch'io, voglio saltare la scuola, già è saltato a scuola non so quante volte per tutte le cose che ha fatto, però vabbè, lascia stare, dai Ronaldo Junior, forse dovremmo iniziare anche ad andare e vedere un po' com'è la situazione. Anche perché stavo pensando, sicuramente ci saranno anche altri come Ibrahimovic, ci sarà Messi, ci sarà Icardi, ci sarà Dybala, adesso ci saranno tutte le grandi icone del calcio, quindi dovremmo stare molto attenti. Ma ce la fai uscire Ronaldo con l'Audi? Dai, dai, sì, bravo, ce l'hai fatta, yeah! Quindi quello che voglio dire io è il seguente fatto. Ronaldo, ragazzi, sapete che è bravo, ha il suo talento, eccetera, eccetera, ma cosa succede se la dovesse vedere con tutti quanti? Perché lì a quel punto sarebbe un tutti contro tutti. E nei tutti contro tutti il casino, oltre a essere grande, si sa che la regola del tutti contro tutti è ok, alleiamoci contro il nemico più grande e poi tutti contro tutti nel vero senso della parola. Quindi siccome sanno che i più grandi sono Messi e Ronaldo, forse adesso Messi ha perso un po' di popolarità, quindi più che altro la popolarità si sta spostando tutta su CR7 negli ultimi anni, e sarete d'accordo con me, per carità ragazzi, Messi è sempre uno dei migliori del calcio, però forse la popolarità si sta spostando di più su Ronaldo, quindi sono sicuro che non tutti contro tutti se la prenderebbero maggiormente con noi. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti e cercare di spaccare veramente tutto. Che poi tra l'altro ho anche dimenticato il borsone a casa con la divisa del Real Madrid, ma per fortuna porto sempre un cambio nel cofano. Ecco perché avevo intenzione di giocare con la divisa. Per cui siccome manca più o meno un chilometro, non abbiamo mangiato, dovremmo mangiare qualcosa, però vabbè, penso che avranno qualcosa da mangiare, da bere, ci avranno qualcosa lì. Quindi ora schizziamo subito lì ragazzi, perché non vedo l'ora di fare questo mega confronto con tutti gli altri calciatori e penso che vi piacerà tanto anche a voi. Cioè, momento, vedremo tutti i calciatori insieme? Forse non avete ancora capito. Bene ragazzi, allora, come vedete siamo arrivati al campo, al campetto. Cioè ormai ragazzi, al campetto, dove si fanno le sfide, dove si fa tutto. Allora, intanto incominciamo a scendere perché
Uno, dobbiamo vedere quali calciatori ci stanno, perché secondo me è impossibile che ci stanno tutti, perché magari qualcuno avrà un impegno, qualcuno si mette a dar pugni a caso come Ronaldo, insomma, secondo me ragazzi qualcuno mancherà di sicuro, ora vediamo chi è perché. Allora, intanto scendiamo di qua da veri maleducati, quali siamo? Intanto posso già notare lì ragazzi una specie di raduno, c'è già, riesco già a riconoscere Messi, Dybala, c'è già Ibrahimovic, insomma. C'è un po' di gente. Ronaldo Junior, ci sei? Dai, vieni. Allora, ragazzi, a quanto pare il misterioso businessman dovrebbe essere quello lì. Allora, passiamo dopo alle presentazioni. Buongiorno, scusate se ho fatto tardi. Posso unirmi a voi? Che... Vabbè, ragazzi, non disturbo. Ma al massimo mi vado un attimo a cambiare. Vabbè, vado dietro l'angolino a cambiarmi. Ronaldo Junior, vammi a prendere la divisa. Un attimo, ragazzi, perché mi devo cambiare. Mi devo vedere un attimo. Non voglio che mi vedano perché mi vergogno. Schere, Ronaldo Junior, vammi a prendere il borsone. Dai, forza, che mi devo cambiare, che devo andare a sentire le regole. Muoviti! E si sta fermo lì impalato, raga. Secondo me, quando è uscito dal coma ieri, ho azzuppato la testa ancora più forte e ho diventato ancora più stupido. Guardate che faccia di cazzo! Che faccia di cazzo che ha! Dai, Ronaldo Junior, che non voglio essere visto. Vabbè, sì, quando si sbriga lui, raga. A prendermelo io. Sai cosa penso, Ronaldo Junior? Che a volte tu sia davvero deficiente, che non meriti di essere mio figlio, va? Stati buono qui un po', che fammi andare ad ascoltare un po' ste regole, anzi dobbiamo correre e cercare un attimo di capire cos'è che dobbiamo fare, perché a quanto pare sono tutti in divisa e se non fossi stato anche in divisa avrei fatto una bruttissima figura. Quindi ora mettiamoci qui vicino al buon Messi e ascoltiamo un po' le regole. E ragazzi, allora, come vedete sicuramente non devo presentarvi io i giocatori perché ormai li conoscete da... C'è Messi, c'è Totti, c'è quel bastardo di Icardi, c'è quel figlio di Chevrolet del grande Pogba, c'è Dybala e c'è Ibrahimovic che di regola non dovrebbe essere con quella maglia dato che non è più al Manchester United, ma ragazzi a noi piace ricordarlo così, a Manchester United invece in quella squadra merdosa del Galatasaray, non è Galatasaray, il Galaxy Los Angeles, quello che insomma non ci interessa. Comunque, giocatori siamo noi ragazzi, siamo in 7, escluso quel bastardo Ronaldo Junior, vieni qua, lascia stare. Sta spiegando un attimo il businessman, che è colui che ha mandato un messaggio a tutti, che oltre a, insomma, a sapere, insomma, chi arriverà alla fine, che sarà, insomma, più forte, riceverà anche un premio di... Capirai che ce la dobbiamo fare. Sì, ragazzi, un premio di 10 milioni, cioè per noi sono spiccioli, anche per gli altri sono spiccioli. Infatti Pogba sta dicendo che non ce ne facciamo niente dei soldi perché penso che tutti qui, a parte Icardi e Totti e Dybala, ne abbiamo a bizzeffe. No, beh, dai, anche loro ce li hanno, dai, raga, non stiamo cattivi. Chi ha più possesso palla, ragazzi? Alla fine della gara ci sono i giudici che dovrebbero essere... Dove cazzo sono? Ah, che sono questi qui, uno col binocolo e uno con, come si chiama, i foglietti in mano, che faranno delle valutazioni e vedranno un po' qual è, chi sarà stato il migliore sul campo. Quindi non abbiamo altra speranza che cercare di tenere più possesso palla, perché Messi mi sa che è più forte di me in questo campo. Comunque ci proviamo, bene. Direi che siamo pronti, ragazzi. Ragazzi, ci stiamo spostando un attimo al centro. Non so di cosa stiano parlando, ma penso che ognuno si stia facendo i cazzi suoi. Non so di che cosa stiano parlando. Vabbè, non ne ho idea. Ok, ragazzi, è iniziata. E come vi avevo anche predetto, sono sicuro che sarebbe stato un casino. Infatti, no! Non devo far entrare dentro. No! Vabbè, ho fatto il gol, ragazzi. Ho fatto il gol. Attenzione, dov'è la palla? Dov'è? Come avevo detto, ragazzi, sarebbe stato un vero casino perché non si sarebbe capito più niente. Messi, che fai? Non vieni? Oh, dribblato lo zio. Attenzione, fai un altro gol, Ronaldo. Un mezzo buggato, però sì. No, non ho preso il pallino rosso, ragazzi, per cerchiare il gol. Comunque, mi sa che stanno arrivando. Oh, attenzione, Icardi un po' sul palo. No, 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 non mi dite che sta. Non mi dite che mi vogliono prendere a botte. Oddio, sono in tre che mi inseguono. Ma dov'è la palla? È qui. Oh, giudice, qui c'è qualcosa che non va. Guardate che c'ho il possesso palla tipo da 2 minuti. Ok, ragazzi, a quanto pare sono tutti incazzati con me perché abbiamo fatto più possesso palla di tutti gli altri. E schere, scusi, zio, puoi fare qualcosa? Il prossimo che inizia a incazzarsi e ad alzare le mani sarà squalificato. Intanto hanno già tenuto conto che praticamente il possesso palla l'ho fatto tutto unicamente io. Quindi adesso penso che passeremo alle punizioni. Quindi vedremo un po' le punizioni di Ronaldo, ragazzi. E dopo le punizioni inizieremo a vedere, già sapremo già chi è che sarà il fortunato che avrà l'onore di avere questi 10 milioni, che capirai quanti soldi sono, pochissimi per noi. Però comunque
So già che sta per finire nel casino sta cosa, ve lo dico. Vi assicuro che sta per finire nel bordello più totale. Guardate come sono tutti incazzati. Raga, Sand, attenzione ragazzi, sì, ma sai, io sono più forte, scherè. Quindi ragazzi, mentre la loro battono le loro punizioni, così noi siamo gli ultimi, così non succede niente. Dopodiché toccherà a noi, faremo due punizioni di numero. Sicuramente le segneremo tutte e due e sapremo il verdetto finale. Di cui va bene ragazzi, possiamo prendere le misure, tirare e cercare di prendere i pallini rossi. Non so se ci riusciremo, però vai. Ok, il primo tiro è andato, ragazzi. Direi che gli è passato. Oddio, non so se è passato in mezzo alle gambe di Pogba. Oh, scusa, Z. Oppure tipo gli è passato attraverso. Beh, comunque. Cerchiamo di fare il secondo, di prendere almeno un pallino rosso. Oddio, oddio. No, peccato, però è entrata comunque dentro il secondo gol. Quindi direi che. Secondo me ora Pogba si incazza. Scusa, Pogba. Ok, ho fatto due gol anch'io. Spero che li abbiate fatti tutti quanti, due gol, vero, ragazzi? Le vostre facce mi dicono che qualcuno non ha fatto forse manco un gol, vero? Per dire il nome del vincitore, per la tecnica usata, per le belle punizioni piazzate, anche per non aver preso il pallino rosso, oddio, forse sono io, è che, vabbè, penso che anche qualcuno abbia preso il pallino rosso, dicono che il vincitore, stanno raccomandando di non incazzarsi perché dicono che il vincitore, come sono io? Il vincitore è Cristiano Ronaldo. Che raga, avevate dubbi per caso? Avevate dei dubbi, ok. Il giudice con la maglia grigia sta appena dicendo, anche quello con la maglia con la casa, a fiori, quello che è, stanno dicendo di non incazzarsi perché vedo nelle facce di tutti un po' di, non so, sta per scattare la rissa, me lo sento. Quindi io nel dubbio, ragazzi, vi lascio così, se fanno a rissa voi non lo guardate perché non è una bella cosa. Via, via, che per qualche motivo sapevo che andasse a finire così. Ecco perché, ragazzi, odio praticamente i confronti, perché adesso non posso battersi. Tu, io lo sapevo che tu sei il solito infame. Ecco perché, ragazzi, sono incazzato, perché ogni volta che faccio i confronti tra i calciatori di rifiuto succede sempre così. Aiuto, colpo segreto, tieni, piglialo. Vabbè ragazzi, io direi di lasciarvi perché sennò adesso succederà veramente il casino. Non vale! Siete troppi ragazzi, stavamo, è solo un confronto, porca miseria, ho vinto io, perché c'è bisogno di incazzarsi, ecco perché non li faccio. Fate un bel mi piace al video per supportarlo, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche che trovate giù in descrizione per non perdere i prossimi video mentre Ronaldo picchia Pogba, attenzione. Vi ricordo in descrizione le maglie ufficiali di Omegozzo in edizione limitatissima, quindi mi raccomando raga, passateci, ahia, sto colpo in faccia faceva male, passateci che è importante. E come facciamo in tutti i video, ragazzi, saluto le ultime 5 notifiche di Instagram. Vi saluto Leonardo Battiato 48, Andrea Infantolino, Palmieri Flavio, Sala Popolski, bellissimo nome, e Luigi Graziano 5269. Questi sono i 5 di oggi, ragazzi, quindi se anche voi avete salutati, trovate il mio Instagram qui e giù in descrizione, quindi cercate Real Anthony in modo tale, ragazzi, che posso salutarvi e potete anche vedere le prossime risse, quindi mi raccomando. Allora, io direi che per questo video è tutto, le sto prendo da adesso da 4 persone diverse. Io pensavo che anche Totti fosse mio amico. Picchiare Ibra e Icardi è sempre un piacere per quello che hanno fatto quando stavo con Jasmine. Quindi, ragazzi, oddio, poverino Ronaldo, non ce la farà mai. Quindi io vi lascio al video, quindi spero veramente vi sia piaciuto, grazie a tutti per la visione. Io me la do a gambe e schere. Come gozzo, ragazzi. La signora che mi fa un selfie, fammi un selfie. No, vabbè. Come gozzo, ragazzi, grazie a tutti per la visione e ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao.